Oggi sono Cyril De Remo e questo, amici miei, è Happy Time. La settimana scorsa stavo una settimana in Argentina e là ho incontrato il mio fratello, mio amico molto grande che si chiama Rodrigo, è argentino. E Rodrigo aveva un po' delle difficoltà perché stava con una ragazza da 6 anni, lui ha 40 anni, e poi si sono separati, un po' difficile sempre, no? E allora le ho detto: guarda Rodrigo, hai tutto il futuro davanti a te, perché lui mi diceva: guarda, ho 40 anni, non so, adesso devo incontrare un'altra persona, sarà difficile perché il futuro lo vedevo con lei, eccetera, eccetera. Guarda Rodrigo, hai tutto il futuro è davanti a te. Certo, perché il futuro, ma le dico, guarda, io ho 33 anni, hai capito? Se tu pensi che forse morire alle 70 anni, 70 anni, 70 è un'età abbastanza giovane per i nostri tempi, vabbè, vedi che i primi 15 anni o 18 anni non ho fatto nulla perché stavo a casa e crescendo, no? Allora non ho fatto nulla e poi ho cominciato da zero come tutti noi. Quindi tutto quello che imparato l'ho imparato gli ultimi 15 anni e per di più tutto quello che sto facendo nel mio lavoro l'ho imparato gli ultimi 8 anni, perché ho cominciato a lavorare a 25-26 anni. Quindi vuol dire che tutto quello che ho fatto negli 8 ultimi... Ragazzi, ho avuto un problema di batterie. Ricomincio. Tutto quello che ho fatto gli ultimi 8 anni non è niente in comparazione con tutto quello che mi rimane di fare. In 40 anni, 8 in comparazione con 40, 40 sono tanto di più, è incredibile tutto quello che mi resta da fare, è geniale, è super bueno, super bueno, è buonissimo, 40 anni, sono tanti anni che mi rimangono da fare tante cose, che posso fare in 40 anni? È impressionante, che buono, no? Ho detto a mio amico, Rodrigo, tu hai 40 anni, ti rimangono la 40 anni di più. Cosa stai per fare? Prendi il toro per le corne e poi adelante. Allora.